una sera che mi sono trovato con Clea a parlare, con Clea e con altri, ma tutti poi lo sapevano, che io c'avevo due poli, se entrava questa qui che inizia con S sarebbe stato un disastro, se entrava Greta, che era la mia ultima frequentazione, quindi era molto impossibile che lei entrasse, perché avevo fatto il suo nome e mi ricordavo, se entrava lei ha detto, raga, se entra questa ragazza bassina, bionda, che ha degli occhi bellissimi, mi ci stavo frequentando fuori, quindi mi broccola, piace. Broccola pure nel frattempo, vedi che no, che no, uomo, no, sta, no, ma ora siamo grandi, no, amici, scherzo, con scherzo. Ok, io ho detto, raga, se entra lei, e comunque lei mi piace, e vorrei vedere come va. Poi quando è entrata, una persona che si reputa mio amico, perché c'è la scena che sono fuori loro in discoteca, che Greta ci prova con Matteo, e lui gli dice, non posso, ho un accordo con Dani. Allora tu non ci vai a letto, il giorno dopo mi dici, la tua ex mi vuole scopare, e io ti dico, fra... No, però qua la situazione è che poi lui ha saputo che tu in realtà non è... Con Greta, allora, non è realmente questa una... Questa cosa la posso dire solo io, perché in quel letto c'ero io e c'era, cioè, lui, quindi... Ok, tu gli hai detta questa cosa, allora, Matteo, che in realtà siete stati insieme sei secondi? Era più ex l'altra che si è trombato? Che poi sei secondi perché era ubriaca ed è svenuta, se no io duravo. No, lo so! No, ma nessuno mette... No, non metto in dubbio quello, non metto in dubbio che non sia un gran trombatore, non sa scopare, tipo, quello assolutamente no, non metto in dubbio quello, vi dico solo il contatto, c'è stato più contatto con la ragazza di fianco che con Greta, quindi era più probabile che entrasse Ex on the Beach l'altra ragazza e non Greta. Assolutamente, però raga, io quando, a parte che quando eravamo fuori a Tarifa, ok, si nota parzialmente, ok, perché in quel momento c'era uno stato di confusione e io dico, qualcuno mi deve dire dove cazzo devo dormire, e lui dice, ma sì, dormi con me, non c'è problema. Quando siamo saliti sul pullman, Denise stava nei posti dietro, eravamo in tre sul nostro pulmino e nell'altro pulmino erano in altre tre, nel mio pulmino c'eravamo io, Matteo e Denise era sul dietro nel sedile, ok, sdraiata, collassata, perché poi quando siamo arrivati ha cominciato a vomitare, e Matteo stava seduto nel posto davanti e a un certo punto ha messo dietro la mano e mi ha tenuto la mano tutto il viaggio, e quando siamo tornati in casa, prima di entrare in casa, mi ha detto, vado a mettere giù Denise e poi ci vediamo a letto. Quindi quando io vado nel suo letto non è che vado a violentarlo, che anche quelle, cioè, determinate parole si potrebbero anche evitare, perché io peso, ve lo garantisco, peso 48 kg, lui ne peserà minimo 80, quindi non so che violenza gli possa aver fatto. E comunque mi dissocio, non potrei sapere, però comunque sentire che dice, è lei che è venuta nel letto da me, per carità, mi sono tolta la felpa, raga, sì, ma non è che gli ho invaso il letto, e lui poteva benissimo girarsi. Allora io sono sicuro che una frase che tu hai detto, se non vuoi avere dei problemi non allungare le mani, è la classica frase che una ragazza dice, perché vuole che uno allunghi le mani. Ovvio. No, diciamo, sì, le cose come stanno, ma perché questo live? Ma perché questo? Le cose stanno in due, grazie. Perché eravate imbenzinati come la merda, avete bevuto come marci, eravate ubriachi marci, due tipi, single, ubriachi marci, in un letto, sì, è accaduto. Sì, e in più, io la cosa che volevo capire però, ma lui sapeva che realmente c'è stato poco rapporto tra di voi o non lo sapeva in quel momento? No, quella è la fase cruciale. Lui l'ha saputo? Aspetta, perché se non lo sapevo vuol dire che è tanto grave quanto, saputo, capito? L'ha saputo la sera che io e Denise stavamo parlando, quando c'è stato il triangolo tra me, Matteo e Denise, che abbiamo chiarito noi, quella sera lì dell'episodio della porta che si apre, ecco. Sera lì, Matteo e Denise, ok, mi dicono, poi tra l'altro tu hai Daniele, e io per difendermi in un certo senso gli ho detto, sì, però raga, cioè, quello che ho avuto con lui, capito, in questo momento è meno di quello che ho avuto con Matteo, quindi tu, Denise, che mi dici che c'è un'altra persona che mi vuole, puoi andare a cagare, capito? Che poi in quel momento io non ti volevo, perché nel programma io e te abbiamo un rapporto di merda. Sì cioè io e te, Greta, nel programma, sì, però non mi volevi, però nell'ultima puntata mi hai tirato un limone mostruoso, ascolta, lì veramente è stata l'unica serata che ero imborracciato. Ma quando? Non si vede? Imborracciato? Si vede? Sì, si vede un po'. Mi ricordo. Sì, ma lì veramente è stato molesto. Mi baciavo anche le pietre quella sera lì, mi sarei baciato anche il... Ma avete finito questa battuta di merda? Mi faccio anche le pietre, mi faccio anche i cani. Però vi fate solo delle fighe, mi pare, però. Vabbè. Sì, esatto. No, a me piace quando Matteo fa, lo sa che io quando sono in vacanza mi faccio anche i cani.
E io tipo, sì, io mi dissocio tantissimo. Grazie. No, ma io, sì, vabbè, Jody, era una roba che abbiamo già commentato. L'ultima puntata in discoteca. Allora, ci sono due limoni miei e poi due tipe che ho in braccio. C'è una col vestito rosso. Quella era veramente figa. Ma perché il cameraman ha preso solo il limone con la cesta? Cioè, mi dovrei lamentare. Ma poi ognuno monta le parti più, anche noi quando commentiamo di solito, no, i programmi, poi andiamo a montare le parti più divertenti con un senso, sì, logico. Sì, vabbè, ma però, infatti, cioè, mi sono fatto una... Cioè, certo. Tu conta che... Chissà quante ore di riprese avranno. Sì, infatti. Ma è quello che dico. Cioè, cioè, bisogna dire le cose come stanno. Tornando al fatto di prima... Vai. Sulla cosa del seguito di qua e di là, io ho dovuto bloccare questa persona, che non è né lui né Denise, ma l'altra persona, perché ogni diretta che facevo entrava e disturbava scrivendo messaggi lunghi. Okay. Poi comunque cioè, persona conosciuta, perché ha fatto il programma, la gente dava spazio a lei. Ero in diretta casino. Con Simone una volta, io... casino, e allora l'ho bloccata perché basta. Vorrei basta. Vorrei sapere invece, vorrei sapere dal pubblico, dalla chat, se hanno delle opinioni, se riescono a argomentarlo in modo intelligente.